e non sappiamo dove andiamo dopo. Ma questo credo sia, come dire, l'aspetto che noi abbiamo il dovere di indagare. Quando uso questo termine, funzioni religiose, io intendo quelle che in ambito cattolico sono i sacramenti. La traduzione giusta in ebraico non dice così. In ebraico è scritto: ama per il prossimo tuo come per te stesso. Questa è la traduzione letterale. Che differenza c'è fra il prossimo tuo o per il prossimo tuo? Martin Buber dice che neanche in una traduzione dobbiamo trasformare in oggetto il nostro prossimo, ma dobbiamo vedere il nostro prossimo, considerare il nostro prossimo come un moto al luogo, laddove il luogo per antonomasia è Dio. Ricerca l'uomo, trovi Dio. Don Giovanni Brusegane, chi è straniero, chi professa un'altra fede, può essere uno stimolo per gli italiani, per i cattolici in particolare? Beh, ritengo certamente di sì, perché forse ci eravamo seduti in un modo di vivere e di partecipare alla vita cristiana che era autoreferenziale, che era schiuso a modelli di vita che erano molto rassicuranti. Oggi lo stimolo di un credente che prega e che in modo diverso e che ha dei valori e dei modelli di vita alternativi ci sprona per gareggiare nell'ordine di una coerenza di vita più autentica. In una terra molto cattolica come quella veneta però si fa grande difficoltà a concedere terreni per luoghi di culto che non siano quelli cristiani o quelli cattolici in generale e si guarda l'Islam ancora con molta diffidenza. Ritengo che questo faccia parte della fatica dell'accoglienza e della metabolizzazione del diverso. È un diritto universale che va riconosciuto all'interno di quelle che sono le regole del gioco del bene comune che devono essere salvaguardate dai comuni o dagli enti preposti, ma credo che inesorabilmente e fortunatamente andremo verso luoghi dove qualunque credente di qualsiasi religione possa e sia libero di pregare. Adolfo Loci, a 10 anni ormai dall'attentato delle Torri Gemelle, a che punto è il dialogo che un po' si è interrotto per la paura del terrorismo tra le varie religioni monoteistiche? Ma il dialogo non si è interrotto totalmente, il dialogo procede, non si è mai fermato le religioni comunque dialogano su quegli elementi che possano portare ad una condivisione di una realtà che viviamo tutti assieme, che elementi estranei a questi possano minare tutto ciò che di buono eventualmente anche un valore religioso può trasmettere. E, certo, il dialogo fra componenti di religioni diverse serve proprio nel momento in cui all'interno di queste componenti ci sono elementi che possano in qualche maniera portare ad una destabilizzazione di un principio, di un valore che effettivamente alla visione della società può diventare addirittura negativo e non si vuole sicuramente che la religione venga considerata un valore negativo. Quindi il popolo dei vari cammini comuni di Assisi continua a marciare? Certamente, continua a marciare, non si ferma, anzi si sono aggiunti dei livelli ulteriori di questo dialogo. Bisogna comprendere che siamo cittadini dello stesso mondo e che in questo mondo dobbiamo vivere tutti assieme e che alla fine la diversità sta nel modo di, tra virgolette, per usare un'espressione teologica, servire Dio, ma renderci conto il più presto possibile che stiamo servendo lo stesso Dio. Ivo Rossi, la politica non può non tenere conto della necessità di un dialogo tra le religioni in un mondo come il nostro.
Ma io credo sia un dovere della politica capire le trasformazioni, quelle sociali, gli aspetti che hanno sul piano profondo, quello culturale, religioso, e pensare che l'identità si costruisce nella relazione, come diceva Don Giovanni Boseghin. È una sfida immensa, perché siamo stati abituati a una sorta di monocultura, siamo andati nati in comunità dove tutti ci si conosceva, e il cambiamento ci provoca inquietudine e paura, ma se noi l'affrontiamo con la paura possiamo soltanto creare disastri. Dobbiamo invece avere quell'apertura che questa sera Rabbino e Don Giovanni Boseghin hanno dimostrato, hanno saputo trasmetterci quasi con un taglio profetico, e credo che questo sia l'atteggiamento giusto, sapendo che sarà una sfida difficile, però non abbiamo alternativa. È l'ultimo incontro del secondo ciclo di Salvoro Incontra, una manifestazione che insomma sta dando anche delle soddisfazioni, visto che c'è anche il piacere di incontrarsi, di discutere fino a tarda sera. Ci sarà il terzo ciclo e su cosa punterete? Ma ci sarà ovviamente un altro ciclo, cominceremo a ottobre, perché insomma, ci rincuora il fatto che, nonostante la televisione, nonostante mille opportunità che la città indubbiamente offre, anche questa sera più di 100 persone abbiano ritenuto di trovarsi ad ascoltare e a imparare, quindi a capire, a conoscere una realtà complessa. E quindi stiamo ancora discutendo su come impostare, ma stiamo dentro, io penso, ai grandi temi che ci interrogano quotidianamente, perché questa deve essere un po' il senso dell'associazione: non fare quello che fanno già tutti gli altri, perché c'è una ridondanza anche attraverso le televisioni. Abbiamo bisogno di ragionare con le persone, farli, accompagnarli e guidarli, con parola un po' complicata, ma insomma accompagnarli a capire la realtà che si trasforma, e quindi a creare le condizioni per una società migliore. Questo è il compito della politica, come è compito anche delle religioni.